Amici di Urbex e Oltre, mentre stavamo tornando indietro dalla villa Moglia, abbiamo trovato una località particolare. È una cosa molto improvvisata, quindi per questo che l'introduzione la faccio qua in auto. E andiamo a vedere un po' cosa si tratta. Camera da letto, ragazzi, che è quasi vuota. Completamente vuota. Invece, ragazzi, abbiamo un bel bagno. Wow, una piscina idromassaggio. E pure profonda. Ti costava l'acqua questa? Anche la tutta, non voglia. Aspetta un
Secondo bagnetto, ragazzi. Comunque il concetto adesso non c'è una cosa. Comunque non entro neanche perché quando entro te. Una stanzetta, sì. Conciato. Vito erano tutti i quadretti che faceva lui. Sono pezzi di legno. Legno colorato. Sì, come se fossero dei plastici, dei. Vediamo se regge. Via vecchissimo, si usava una volta, non c'è neanche il frontalino estraibile, sai il plastico dove sa? Sai dove era il plastico? Sì, sì. La cucina. Non è che si sale da fuori, c'è una scala di ferro. Okay.
erano tutte le cose che facevo. Questo si libererà questo. Sì. Si sale su con una scala. Ho visto fuori c'è una scala di ferro. Non è che sono saliti con la scala di ferro. Può essere che sia quella lì. Perché sta di qua. Noi stiamo cercando un punto per salire al piano superiore perché sappiamo che c'è un superclassico ferroviario e non riusciamo a capire come si fa per salire. Ok ragazzi, noi siamo usciti da fuori per cercare di capire il punto dove salire. Ok ragazzi, siamo riusciti a salire da questa scala, una bombola di gas, vedi qua sono passati, vedi, qua sono passati su. Ma questa è quella che guardavamo da dentro? Esatto. Ragazzi, a fatica siamo riusciti a salire al piano superiore. Ah,
qua è bello. Wow, c'è il camino in mezzo. Guardate ragazzi, bellissimo. Ho sentito il brano. Io sono stato bagno con lo più particolare. Un ringraziamento all'invio di 10 foto. Vediamo un po'. Manuale operativo. Niente vuoto. Non c'è nulla ragazzi. Vedersi sopra. Micidiale, eh? Questo specie di pallina qua. È vero, sembra cosa da strada. Particolare veramente questo bagno. Ha fatto la cucina con la penisola, che già comunque qua sarà meno degli anni 80 secondo me. Questi uomini qua li hai visti? Siamo in open space. Vediamo se c'è. E di qua? No, dov'è che di qua? Ah, c'era un'altra. Una scacchiera. Oh, scacchiera. Una scacchiera volta. Poi c'è anche di lì, continuiamo anche di lì. Dunque ragazzi, stiamo cercando questo plastico. Eccolo qui. Proprio il banco del capostazione, cioè ha riprodotto un banco per fargli itinerare del capostazione. Questo qui è uno schema di scambi di tutto l'itinerario. Ho spaccato tutto, mamma mia, che peccato. Era enorme. Guardate, voglio farvi vedere ragazzi che particolarità, come ha creato la catenaria del filo di corrente. Precisione nella realizzazione di questo plastico e si estende tutto guardate amici, thank you.
questo non è una cosa che costa tanto. Questo è come se fossero gli impianti veri, dove il capostazione può fare tutti gli itinerari di una linea, cioè di una stazione. In questo caso è tutto un plastico, cioè. E qua decideva di come mandare via i treni. Veramente un impianto molto molto complesso e secondo me ha speso molti soldi per realizzare questo plastico, e vederlo in questa maniera è veramente un peccato, ragazzi, veramente un peccato. Posso dire solo questo. Comunque sono stata fatta degli anni 80 questa. Cioè, con tutte le luci. Sì, non marrone, però, perché tanta roba marrone. Sì. Ma i tempi si usava, Tanta marrone, piastrelle marrone, bagno marrone. Le piastrelle. Ok, ragazzi, ritorniamo giù. C'è anche l'ascensore, c'avevo. Infatti, ragazzi, aveva anche un ascensore per poter scendere i vari piani della casa. Ragazzi, noi siamo riscesi giù e adesso ci accingiamo ad uscire. Geografia, Shakespeare, la nuova biblioteca di tutti, storia e geografia. Facevo un bel cammino, ho fatto vedere anche all'inizio. Comunque abbiamo tutti i libri, come potete vedere amici, tutti i libri di storia e di geografia. Ok ragazzi, noi ci accingiamo a uscire, ci vediamo dopo per la conclusione. A dopo ragazzi. Ok amici, abbiamo fatto questa esplorazione in questo luogo che diciamo era molto molto rovinato, però personalmente a me mi è piaciuto tantissimo il plastico fotografico, veramente tanta roba, peccato che l'hanno rotto tutto, veramente era una cosa fatta come Dio comanda, addirittura il proprietario aveva fatto un circuito proprio che poteva manovrare come un capostazione ed era veramente ricco di dettagli e particolari. Mi spiace per come l'hanno trattato, purtroppo il vandalismo non ha pietà. Per il resto era tutto rovinato e non si è potuto vedere molto. Chiediamo a Milvia cosa ne pensa di questa esplorazione. Per me giù, cioè, a parte che è solo un urbex questo, non abbiamo fatto nessuna indagine. Troppo conciata, a parer mio. Veramente troppo conciato. Però va bene, ci sta. Non sempre le robe ci piacciono, quindi va bene così, dai. Sì, diciamo, dentro era abbastanza rovinata. Cioè, era nel senso che messa quando era bene, era veramente bella, perché c'erano delle cose belle, cioè bella, proprio fatta bene. E ormai però non c'è più niente, in effetti. Tutto spaccato, tutto rovinato. Peccato. Plastico comunque veramente bello, sì, quello sì. Plastico veramente bello, infatti poi nel dettaglio penso che lo riprenderò parecchio, lo farò bello lungo come tutti i piccoli particolari, però mi spiace per come hanno trattato questo posto, perché veramente se era arredato, fatto bene, era un bel posto. E niente ragazzi, come esplorazione improvvisata, voglia di ritorno per casa.
Non è andata male. Non è andata male. Niente, ragazzi. Ci vediamo qua per una nuova avventura. Solo qui su Urbex e Oltre. Ciao ragazzi, Ciao a buonasera. tutti.